Viaggio al termine del mondo, serenata per Jonathan. C'è un uomo che mi aspetta a Tarifa, seduto dietro al mare, davanti l'Africa, seduto sulla punta della Spagna, estrema Europa del Sud, orizzonte del navigante. Seduto a un confine del mondo, al tavolino di un bar, eterno profilo errante, il sole si addormenta alle spalle per un mondo. Anche quella sera, adagiato a tramontare nel mare, dove lo zenith si fonde con l'azimut nel loro leggero danzare. Lui, impercettibile, vestito in bianco, si lascia cadere di penna, memorie, su fogli sconfinati da addomesticare. L'Africa, come coperta, è un abbraccio di silenziosa compagnia. È stabile, non crederci. Pare impossibile a vedersi. Ma ogni volta che lo guardo mi sembra di percepirlo sempre con un bicchiere in mano, tintinnante, controluce, uomo in pace. Negli anni che passano, nel liquido diversa ogni sorso, ma perenne amico sincero da girare verso contro verso, come in quella preziosa poesia bagnata di stelle, chiamata vita, sentita sulla pelle, scorrere lenta e divertita. Intanto che il tempo aspetta. Lui attende di vedermi arrivare, che mi sieda accanto al suo posto per pagare il conto al tramonto, così da dare il via alla notte di luna danzante africana a cominciare. Allora, nel video di oggi parliamo di un grande artista che è Raffaello Sazio di Urbino. Perché è un grandissimo pittore Raffaello? Perché rinnova la pittura rinascimentale, la pittura toscana. In questo bellissimo ritratto che è la Fornarina, chiamata La Velata. Allora, guardate i dettagli del panneggio, dell'accartocciarsi, della pennellata flebile che ne descrive minuziosamente il volto con le mani. Perché è un ritratto straordinario? Perché in questo volto incredibile, Raffaello dimostra tutta l'attenzione, la vetusta ammirazione verso la Fornarina, verso l'amata. Un'amata che è importante, rilevante, un'amata che è rappresentata come una nobildonna e la Fornarina non era una nobildonna, era figlia di un fornaio ed è stata l'amante, diciamo, morganatica di Raffaello. La bellezza di Raffaello è creare una realtà impalpabile, magica, con una pelle di ceramica perlacea con queste attenzioni delle sfumature vellutate e delicate. Quindi Raffaello idealizza la realtà che da una realtà triste o terribile o quant'altro diventa improvvisamente epicurea, dolce. E perché è un ritratto straordinario? Perché con questo panneggio, con questo sbuffo di tre quarti, che è memore della tradizione, diciamo, leonardesca, qui in questo caso Raffaello preannuncia la lezione anche della pittura di Tiziano, soprattutto nel colorismo. Quindi Raffaello sintetizza due e tre elementi: la pittura leonardesca nel passaggio chiaroscurale sfumato e delicato, la visione tizianesca nell'accordo dei colori del bianco e dell'incarnato o dei gioielli o quant'altro, la psicologia che c'era in Michelangelo e la capacità scultorea del disegno michelangiolesco. Il tutto è assottigliato e armonizzato in un'unica sintesi, in un'unica idea, in un unico concetto. Questa è la grande pittura di Raffaello, questo volto con questi occhi che ci fissano, ci guardano, queste labbra contenute, questo velo che dà dignità a questa signora che è quasi una matrona. E la collana, un riferimento preciso, perché questa è della metà del primo secolo d.C., quindi
È una citazione archeologica della realtà latina, della realtà classica che Raffaello scopriva. Raffaello ha questa idea della pittura perfetta, impalpabile, che non si evince da nessuna pennellata. Detto questo, ci vediamo alla prossima puntata che parleremo di altri grandi artisti. Speriamo che quest'anno, più avanti, possiamo andare a vedere i musei all'aperto, così parliamo davanti alle opere. Cari amici del Jonis Bar, siamo a Marina di Pisa, alla libreria Civico 14, per parlare della situazione delle piccole librerie durante la quarantena. Facciamo una carrellata, vediamo bene gli spazi, i quadri, quadri in senso le pareti, ricolme di libri. I libri sono biglietti da visita dello stile della libreria, qui c'è lo spazio poesia, sapete quanto ci teniamo, per cui sottolineiamolo. Siamo con la proprietaria, la signora Mariangela Mori, che gentilmente ci ospita. Mariangela, grazie di essere qui con noi al Johnny's Bar. Grazie per l'invito, grazie Jonathan, per me è un piacere. Allora, cara Mariangela, andiamo subito al nodo della questione. Dopo un anno di quarantena, già prima le piccole librerie pativano, come dire, un'assenza magari di grande pubblico. Dopo un anno, qual è la somma che teniamo? Allora, dopo un anno di Covid, ci sta insomma anche questa cosa nel mezzo, per me la somma è positiva. Nel senso che è positiva da un punto di vista affettivo, e poi naturalmente le piccole librerie sono anche delle piccole imprese, quindi i conti devono tornare. Ma ho avuto il piacere di riscontrare che il lettore che gli piace fare una giratina in libreria, piano piano si sta avvicinando. Ma spiegaci un po', qual è la vostra, la tua formula? Perché dicevo, prima che il mondo precipitasse, che iniziasse la fine del mondo, già le librerie, particolarmente quelle piccole come la tua, avevano una difficoltà di clientela, di quadrare il cerchio. Vado supponendo poi con la quarantena, col fatto che le persone di per sé, per quanto voi, le piccole librerie siete stati aperti, ma comunque già le persone non venivano prima, immagino dopo sia stata ancora più difficile. Qual è la soluzione che hai trovato? Allora, la soluzione non l'ho trovata a causa della pandemia. La soluzione, diciamo, l'impostazione della libreria gliel'ho data prima, noi avevamo aperto qualche mese prima. E l'idea di fondo è stata quella di dare una specializzazione alla libreria, una specializzazione non completa, cioè non Un'anima. esatto, un'anima. E quindi noi abbiamo fatto la scelta di tenere gli editori locali, quindi siamo partiti proprio dagli editori pisani e poi gli editori toscani e altre case editrici indipendenti di cui io posso avere l'esposizione quasi del catalogo. Tu Perché pensi che questa formula sia speculare anche alle altre piccole realtà librarie di tutto il paese, tutta Italia? allora, questo non lo so esattamente. Però mi immagino che la libreria per sopravvivere debba avere una qualità di fondo, quindi la qualità è il rapporto con il cliente, che è un rapporto diretto, il cliente deve, fidarsi del libraio, quindi quasi instaurare una sorta di relazione amicale col libraio, e poi la qualità in quello che si offre. Naturalmente le librerie probabilmente cambiano strategia anche a seconda di quanti metri quadri hanno a disposizione. Sembra un Ovviamente particolare che uno non ci pensa. Questa è una stanza, la ma una stanza dove c'è tanti mondi, ogni parete, ogni angolo di parete, diciamo, è un universo. Certo, ogni libro è un universo, Giusto, giusto. esattamente, esattamente. Quindi noi qui a Civico 14, a Marina di Pisa, abbiamo 40 metri quadri. Quindi è una piccola libreria, la scelta è stata di essere una libreria indipendente e quindi quello che io scelgo di proporre ai lettori marinesi, non solo diciamo del litorale pisano, ma anche clienti che vengono da Pisa durante il fine settimana e anche oltre, è una scelta personale, cioè dipende da quello che io, come posso dire, mi piace anche quello. E però affiancato a questo cerco anche di tenere una scelta un pochino più di mercato,
Sì, magari sono le ultime novità, i lanci editoriali. Non mi scordo di fare Senti, e questo parlando seguito. proprio di novità, tu lo chiedi, ma in un momento come questo in cui è stato impossibile per le librerie, grandi o piccole che siano, poter fare presentazioni in persona, quale soluzione hai trovato per ovviare? Infatti la scorsa estate abbiamo lavorato tanto con le presentazioni in Era possibile, presenza, perché era d'estate era possibile. possibile, l'estate era possibile. Adesso il prossimo mese, ora questo mese, oggi è già il 1º marzo, quindi dal mese di marzo abbiamo Andremo in riorganizzato. onda giovedì 4. Esatto. Quindi diciamo che è il 4 Il marzo. 4 marzo, insomma, Auguri Lucio Dalla. nel mese di marzo faremo delle presentazioni online, cioè con gli autori che ce l'hanno richieste, gli editori lo stesso, e non è la stessa cosa ovviamente che fare Più che presentazioni in altro le presenza. vendite, Certo, immagino. la vendita con la presentazione diretta è immediata, sì, il pubblico lo compra quasi subito il libro. In questa maniera dobbiamo elicitare la voglia del pubblico poi a venire in libreria Però è un e passaggio acquistare. intermedio per tenere, come dire, la brace calda, no? Il fuoco Certo, acceso. sì, certo, la vivacità della libreria, perché tante cose ormai si fanno online e non credo che questa cosa cambierà, Sarà comunque un canale parallelo, anzi, probabilmente diventerà una seconda vetrina del negozio, le presentazioni online come una seconda vetrina virtuale del negozio. Questo è il futuro. Andrebbe Sì, Lucio Dalla futuro, appunto. Senti, un'ultima domanda, ma a differenza di tanti altri esercizi, le librerie sono potute rimanere aperte anche durante la quarantena, il che però di conseguenza ha portato una sconvenienza. Mentre dove nel dramma tante persone hanno avuto la pretesa di richiedere aiuti dallo Stato, dalla regione, dalla provincia, dal comune, da chi che sia, voi vi siete dovuti arrangiare per conto Sì, perché vostro. noi siamo stati chiusi proprio nel primissimo lockdown, 20, 30 giorni nemmeno, e poi per fortuna, io sono stata contenta di riaprire, ho riaperto subito, il primo giorno possibile, utile, io ho riaperto. Perché secondo me presidiare la libreria è importantissimo, tenerla quasi, noi si sta quasi Perché la aperti libreria sopravvive se... se uno ci sta. Esatto, se uno la vive la libreria totalmente proprio. E noi siamo aperti tutti i giorni, quindi dal lunedì alla E allora, venite a Marina di Pisa, al Civico 14, per conoscere domenica. Mariangela, Grazie, io vi dal Johnny's Bar, è tutto. aspetto. Grazie, Gian. Grazie Sul vecchio Arno d'Argento accade oggi 4 marzo. I fatti. 1790 la Francia viene divisa in 83 dipartimenti che frammentano le vecchie province nel tentativo di rimpiazzare le vecchie e lealtà basate sulla proprietà della terra da parte della nobiltà. 1848. Carlo Alberto emana lo Statuto Albertino, rimarrà in vigore fino alla votazione della Costituente, quindi fino per 100 anni, fino al 1º gennaio del 1948, quando entrerà in vigore l'attuale Costituzione italiana. 1861, Washington, diamogli anche una connotazione geografica. Abraham Lincoln viene eletto il 16º Presidente degli Stati Uniti. Primo repubblicano. Contemporaneamente gli Stati Confederati adottano la Stars and Bars, stelle e barre, come loro bandiera secessionista. 1877. Mosca, Bolshoi, teatro del Bolshoi, che vuol dire grande in russo, teatro grande. Debutto del balletto Il Lago dei Cigni di Piotr Ilich Tchaikovsky. Contemporaneamente, negli Stati Uniti, lo stesso giorno, Emil Berliner, negli USA, appunto, inventa il microfono. Grazie, Mr. Berliner. Nel 1917, Janet Rankin, per lo stato del Montana, è la prima donna a essere eletta alla Camera dei Rappresentanti. 1947, eseguita l'ultima condanna a morte in Italia. E 1966, del 4 di marzo, John Lennon
pronuncia la famosa frase: "I Beatles sono più famosi di Gesù Cristo". E se questi sono i fatti, vediamo i nati del giorno. Qui abbiamo dei campioni, voi lo sapete, sapete chi state aspettando. 1678, Antonio Vivaldi, compositore italiano. 1914, Gino Colaussi, calciatore italiano. 1932, la grandissima cantante sudafricana Miriam Makeba, quella di Pata Pata. E 1943, dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Cantautore bolognese Lucio Dalla. Ne ho sentito parlare. 1948, negli Stati Uniti, nasce lo scrittore di bestseller Leggerini, James Ellroy, e lo stesso giorno, in Argentina, il chitarrista Juan Carlos Flaco Biondini, cioè il chitarrista di Francesco Guccini, per capirsi. Nel 52, il 4 marzo, nasce l'attore americano Ron Moss. E voi mi direte, aspetta, chi minchia è Ron Moss? Ron Moss è il mascellone di Beautiful, per capirsi, Ridge. E sempre nel 52, mentre in America nasceva mascellone, in Italia nasceva quel tappeto di Umberto Tozzi. Cioè, quindi quando Dalla compiva 9 anni, nasceva Umberto Tozzi, no? Per dire la magia della vita. E nel 1964 nasce il regista italiano, nasce a Roma, ma lui cresce a Livorno e si sente livornese, giustamente, Paolo Virzì. Con dei nati così voglio vedere i morti. 1193, muore il feroce Saladino, condottiero curdo. 1290, 1290, muore Paperon dei Paperoni. E voi mi direte, come muore Paperone dei Paperoni? Sì, un vescovo italiano, morto nel 1290, il 4 marzo, si chiamava Paperon de Paperoni. Corsi e ricorsi storici. 1852 ci lascia Nikolai Vasilievich Gogol, scrittore russo. Nel 1861 ci lascia lo scrittore e patriota Ippolito Nievo. E nel 1948 il drammaturgo francese Antonin Artaud, famoso per la sua, come dire, per il suo lavoro sulla pazzia. Nel 2008 ci ha lasciato Gary Gygax, si vede che ha lanciato il dado male. Chi è questo Gary Gygax? È l'autore di, è l'inventore di Dungeons and Dragons, cioè quello che ha permesso ai nerds di tutto il mondo, nerds al plurale, di sentirsi un po' meno soli. Nel 2009 muore il regista italiano Salvatore Samperi, che ricordiamo per capolavori come Malizia e Sturmtruppen. Comunque, nel 2018, storia recente, il calciatore italiano Davide Astori, è stata abbastanza drammatica come scomparsa. Nel 2019 ci lascia il, come non volergli bene, il Dylan di Beverly Hills, Luke Perry. E dal Johnny's Bar, dall'astro d'argento dell'Arno, per oggi, 4 marzo, è tutto.